con il Cutugno, dove c'è il nostro inviato Giacinto Pinto. Giacinto, ci hai ascoltato finora, sì? Sì, vi ho ascoltato, allora, parlando dal Cutugno. Perfetto, resta in linea, sentiamo Cosenza e poi veniamo da te. Io innanzitutto parliamo delle cifre, effettivamente 9 su 17, quindi più della metà, e i numeri già dicono qualcosa. Sono d'accordo con il professore sull'evitare l'allarmismo, però c'è una domanda alla quale ancora non si trova risposta. Perché Napoli? Cioè, perché c'è una concentrazione di decessi così alta in un'area del paese? Noi come Mattino abbiamo cercato anche delle spiegazioni, anche per rassicurare i nostri lettori, certo, che sono anche in parte pazienti naturalmente. La risposta che ci è stata data da sicuramente tecnici, il professor Donato Greco, Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità stamattina sul giornale, ma anche dal professor Silvio Garattini, cioè insomma esperti di chiarissima fama indiscussa, in realtà è in questo momento generica, perché si indicano in genere tre fattori come possibile spiegazione. Da una parte la particolare concentrazione della popolazione, quindi demograficamente zone molto affollate. Molto affollate, come dire, come gli ombrelloni sulla spiaggia di Ferragosto, nella sostanza, per capirci. E questa può essere una spiegazione del contagio. L'altra è ovviamente la concentrazione dei bambini, che come sappiamo trasmettono l'influenza più facilmente di altri portatori. A Napoli c'è una popolazione giovanile percentualmente più numerosa che altrove. Più alta, esatto. Poi mi consentirete la battuta, quando sono grandi se ne vanno, perché poi vanno a lavorare o a studiare fuori da Napoli, però insomma da piccoli ci stanno, sono in maggior numero. E a parte la battuta, il terzo elemento, si parla di comunicazione, cioè ci sarebbe un aspetto paradossale, a me francamente mi fa un po' sorridere se non fosse tragica la situazione, cioè si sostiene questo, in una terra nella quale si contesta addirittura l'omertà, e effettivamente è vero perché conosciamo i problemi della criminalità organizzata, invece Napoli sarebbe un esempio mirabile di comunicazione perfetta, tanto che trapelerebbe più facilmente lì la notizia che riguarda il malato di influenza e quindi poi il decesso per influenza, più che altrove, dove invece la comunicazione e l'efficienza, sì, però sono i morti massime. Quelli sono, nel senso, appunto, che appunto, il numero è comunque alto. Appunto, quindi rispetto... io non sono convinto da queste spiegazioni. Da direttore del Mattino, qual è la tua opinione? Perché che idea ti sei fatto? Ma io effettivamente dico, andiamo con i piedi per terra e quindi guardiamo le spiegazioni razionali. Sicuramente la concentrazione di popolazione è una spiegazione. Sicuramente può influire anche un fattore, tra virgolette, meteorologico. Abbiamo avuto un'ondata di freddo molto forte a Napoli nell'ultimo ma anche a Milano. Sì, esatto, però a Napoli in genere si è meno attrezzati, c'è un novembre particolarmente freddo. È una spiegazione forse banale, ma anche, come dire, terra a terra, ma può dare una spiegazione. L'altra spiegazione che noi cerchiamo di dare è, in qualche modo, effettivamente è nella comunicazione, cioè effettivamente è possibile che a Napoli si diano con facilità le notizie che riguardano i ricoveri per sospetta influenza e che ancora, diciamo, in certi casi non si sia comunicato bene poi, per esempio, il caso specifico. Cerco di essere più chiaro. Due casi mi sono sembrati molto preoccupanti. Il decesso di una donna di 42 anni, di Vico Equense, che apparentemente, a parte una sospetta, così, cioè, non bulimia, insomma un peso eccessivo. In questo senso non mi manca obesità. La parola. Ecco, obesità, appunto, praticamente a 42 anni per influenza, senza altre cause, è deceduta. E l'altro caso è la bambina di 11 anni di Pompei, che effettivamente si è parlato di una pericardite, ma la pericardite potrebbe essere scatenata proprio dall'influenza. Questi sono i due casi che mi lasciano preoccupato. Allora, andiamo proprio a Napoli. Giacinto, che aria tira lì? Tu sei davanti all'ospedale, è uno degli ospedali di Napoli. Intanto, dici se effettivamente, come si dice e qualcuno scrive anche, sono presi d'assalto. Allora, gli ospedali napoletani non sono presi d'assalto, almeno oggi, perché oggi sono cominciati a pieno regime i vaccini, le vaccinazioni all'interno delle varie ASL, dei vari presidi sanitari. Noi perché siamo davanti il Cutugno? Perché questo è il centro di emergenza regionale, cioè qui arrivano tutti i casi gravi. Pensate, in questo momento qui dentro ci sono 58 persone ricoverate per influenza A. Di queste 58 persone, 6 sono ricoverate in maniera gravissima, sono in prognosi riservata. Ma noi oggi abbiamo fatto un giro tra le ASL e tra gli ospedali napoletani per entrare nel cuore di questa emergenza. Con Claudia Marra possiamo vedere il servizio. Stiamo vaccinando i nostri bambini, per nostri intendo gli abitanti del distretto 48, gli adulti con patologie, un po' tutti in questo momento.
Erano già oltre 100 i bambini vaccinati per l'influenza A in tarda mattinata alla ASL di Scampia. Si tratta soprattutto di piccoli rom, vicino c'è un campo nomadi. Questi sono tutti i figli tuoi? Sì. Allora, Marco Vitalic, si stanno di là. Quella è incinta. Non si registra l'assalto ai pronto soccorso come nei giorni scorsi, ma sicuramente c'è tensione tra le giovani mamme napoletane preoccupate per la salute dei propri figli e in cerca di informazioni attendibili. A Napoli e in Campania i 9 morti finora accertati per la suina fanno parlare di emergenza, 6 i pazienti in prognosi riservata. Quest'ospedale fanno schifo, sono incapaci, ho mia figlia da un mese, sua madre deve scendere agli ospedali. La dottoressa non sa che la bambina che c'ha è insicura, la dottoressa, ma veramente stiamo facendo. Sua nuora? Sì. Da 15 giorni alla febbre? Sì, l'ho portata in ospedale. Niente. Molta mattina ha detto portala a Codugno. Pensate che possa essere influenza? Sì. Ha paura per questa influenza? No. Sicuramente penso anche di averla già avuta. Come? Penso anche di averla già avuta. Però per precauzione, quando viene al Cotugno, la mascherina è d'obbligo. Certo, ma penso di averla già avuta, quindi si è risolta con la tachipirina e basta. Non ho vaccinato, perché ho paura di vaccinare i bambini, perché mi hanno detto che ci vuole una patologia per vaccinare. E non abbiamo fatto il vaccino. Più di non sappiamo più cosa fare noi. Non tutti ancora sono a conoscenza che da ieri mattina qui a Napoli è arrivato il vaccino contro il virus H1N1. È obbligatoria la prescrizione del medico. Qui siamo all'ASL di Chiaiano Piscinola e questo è uno dei distretti dove da ieri mattina viene somministrato il vaccino per l'influenza A. Questo è il flacconcino che contiene 10 dosi. Per gli adulti. Per gli adulti. Questa invece sono in dosi singole. Ed è quella per i bambini. Quante ne avete somministrate? Per adesso ne abbiamo somministrate 2, perché ieri mattina è arrivato il vaccino. Per il momento solo 2. Lei signora perché è venuta? Io per paura di questa influenza che sta correndo. Solo che... Sì, è la prima volta lei che lo fa. Sì. Mo c'ho anche l'altra bambina di 9 anni, anche lei. Ci vuole la ricetta del medico. E per l'influenza invece? Quella lì poi anche il medico prevede se va bene per la sua patologia che c'ha la ragazza. Ah, ho capito. Quindi solo la paura l'ha portata qui. La paura. Che come sentiamo per televisione dicono che non è sicuro, ognuno dice la sua. E quindi anche noi siamo un poco scettici. Il medico quando vi ha prescritto il vaccino per l'influenza? No, a lui l'hanno consigliato perché lui ha dei problemi abbastanza seri e quindi lo deve fare. Quello che viene, viene. Io non mi ho mai vaccinato. Una volta mi vaccinai, ma mi metto un'influenza talmente pesante che non mi vaccino. E questa volta nemmeno si vaccina? No. Allora, Giacinto, abbiamo 10 secondi per chiudere il tuo collegamento. Vuoi aggiungere qualcosa? Semplicemente che domani mattina in uno di questi presidi sanitari l'assessore regionale alla sanità Sant'Angelo qui della regione Campania terrà un po' il punto della situazione per vedere anche se le dosi arrivate di vaccino in Campania sono sufficienti per affrontare l'emergenza. Grazie Giacinto Pinto. Direttore, poi c'è sempre un po' una sorta di folklore napoletano che caratterizza un po' tutti gli eventi, non soltanto quelli drammatici, anzi fortunatamente. Allora, professor Mele, volevo farle due domande veloci. La prima è se lei ha figli e se li vaccina o li ha già vaccinati, oppure no? I miei figli sono un po' più grandi e li vaccinerò dopo che saranno vaccinati i bambini a rischio, per una questione di priorità e di rispetto delle priorità. Però li vaccinerà? Certo, come mi sono vaccinato anch'io. Vabbè, lei è categoria a rischio, quindi doveva vaccinarsi. Bene, l'ho fatto perché è giusto che si faccia il vaccino, perché è sicuro e non dà nessuna reazione da questo punto di vista. Senta, professore, poi qual è la sua spiegazione sulla casistica napoletana? Perché a Napoli tutti quei morti rispetto al resto d'Italia? Guardi, quello che noi stiamo registrando in questo momento è che ci sono delle
diciamo, a macchia di leopardo questa pandemia. Ci sono zone in cui non si sta verificando, e questo era nei fatti, ci sono altre invece dove c'è una ampia concentrazione, e soprattutto ci possono anche essere spiegazioni legate anche a problemi di concentrazione di bambini. Beh, la Campania ha il più alto tasso di bambini, quindi questo sicuramente può creare un aumento come della diffusione del virus. Come ricordava il direttore Cusenza. Grazie, grazie, esatto. Professore, grazie al direttore.